immersi, siamo qui nel teatro del castello, un posto strepitoso. Teatro del Settecento, che secondo me è magico, avere i quadri qui sopra per me è veramente un'emozione. Il castello è bellissimo di suo, ma c'è questo spazio che è assolutamente autentico, pochissimo restauro è stato fatto, per cui aprirlo anche per opere d'arte contemporanea, ora che alle mie spalle ci sono i miei, ma insomma dopo potrete farlo vedere, ci sono queste libellule giganti fatte da Turi Aleccio, ecco, è un rivitalizzare, è un portare il contemporaneo in uno spazio che è assolutamente autentico e storico, secondo me è una bellissima opportunità, sia per il castello che per gli artisti che io sono riuscita a coinvolgere e che mi piace coinvolgere per questa esperienza. Allora, se qui il rapporto con Melefo ci sembra di capire che è nato dall'esperienza della tua mostra dei cavalli. Allora, io organizzo una mostra cavalli d'autore ormai da 5 anni. E non avrei mai pensato di trovarmi a fare questa cosa. Io sono giornalista, facevo lavoro, ho sempre dipinto, ho cominciato a dipingere, ho cominciato a fare mostre, poi le cose nella vita capitano, no? Sono, come ho detto prima, anche io sono stata contattata per fare una mostra a Dubai e non me lo sarei mai immaginato attraverso i social. Quindi le cose capitano anche se non le prevedi. Dopo la mostra Cavalli d'Autore mi hanno chiamato i dirigenti del Castello di Mileto chiedendomi se era possibile nel periodo di Natale portare qualcosa qui. Io avevo i contatti e le opere di questi artisti, mi è stato facile dire venite, andiamo a fare questa cosa. E abbiamo scoperto questo posto decisamente magico, queste sale molto ricche di storia, che comunque non si può attaccare niente, ma mettendo i cavalletti le opere si presentano molto bene, vengono valorizzate. Dopo quella prima esperienza che ha attratto molto interesse su Siena, su Firenze, anche perché voi giornalisti ci avete aiutato, perché comunque è bello anche seguire queste cose, no? Gli appuntamenti erano finiti tutti, cosa fare per Natale, cosa fare il weekend della Befana, eccetera. Allora mi hanno dato incarico dal Castello di Mileto di fare Mileto Arte, sviluppare 4 mostre su temi di loro interesse. Quindi il primo le api? Il primo le api, perché loro hanno questo progetto dedicato alle api per triplicare la presenza di api nel loro territorio, nel territorio di Gaiole in Chianti. È un progetto bello, è molto contemporaneo, si parla di sostenibilità, il 20 di maggio è la giornata mondiale delle api, quindi anche stimolare gli artisti a realizzare delle opere proprio finalizzate a questo argomento è stato bello e ho avuto una risposta dagli artisti che poi sono quasi tutti amici o amici di amici.